Ciao a tutti ragazzi, da 409, bentornati e fa stretching. Senti, facciamo maratona, fai la maratona come l'altra volta, vedi cosa sembra. Mettateci mi calma questo video che basta. Vabbè, devo farli fare il giretto della roccia bianca di Jiraki, andiamo a fare il giretto del razzo di Deoxys. Cosa vuoi fare, caro mio? Va bene, comunque dicevo che sono a 409, lo sapevate, non lo so. Che siete tornati sul mio canale, lo sapevate, questo penso di sì. Siete in un nuovissimo video? Sì, dipende se lo guardate fra un anno o non siete in un nuovissimo video, quindi non ha senso questa intro. Comunque, ciao a tutti, questa è l'unica cosa che rimane. Ciao a tutti. Ok, nuova missione. In teoria è l'ultima, perché questa è tipo la decima. Ma sembra che non siano state. Ah, un altro stanziale, ma questo è fissato un po' con i vecchietti. Rocco, cos'è? Rocco? Cioè, per favore. Magari adesso si va da un altro vecchietto e magari il suo padre, il signor Petri, quello della Demo Spa. Sarebbe bello. Tuo nonno, anzi nonno o papà? Nonno, intendo. Tuo nonno. Vabbè. No, dai, no, come l'altra volta, dai. Tipo, trovarlo è una scemenza, la cosa più difficile è batterlo. E questo è tutto dire. Eccolo lì, ancora. L'altra volta era Timothy, se non sbaglio. Io con i nomi ho una grande memoria, quindi credo di sì. Vediamo stavolta come si. Ecco, aveva detto Timothy, esatto. È suo fratello, oh, fantastici. Come ti chiami tu? Wow, Manuele. Adesso io lo volevo sapere. No, vabbè, io volevo sapere i pensieri della madre, no? Che dice? Come chiamiamo il nostro bambino? Guarda, a me piacciono i nomi originali. Chiamiamolo Timothy. Bello Timothy, chiamiamolo Timothy. Secondo figlio. Magari anche il primo, adesso non so quale sia. Come lo chiamiamo questo figlio? Guarda, a me piacciono i nomi non originali. Chiamiamolo Manuele. Va bene, chiamiamolo Manuele. Pare che Manuele, dai, non è così non originale. Insomma, è abbastanza originale che Manuele, però. Cioè, scusate, Manuele, però. Tra Timothy e Emanuele, insomma, c'è un po' una differenza. Conto chiamarlo Pinco e Pallino. Conto chiamarlo Marco, Luca, Matteo, Giovanni. Vabbè, gli evangelisti, eccetera. Scusate questa frase che sto dicendo, non credo di aver detto quello che volevo. Vabbè, ho detto una cosa un po' senza senso. La stanchezza. Va bene, però tanto per. Non ho la musica! Non avevo la musica accesa, io mi scuso. Allora, quindi mettiamo subito Blaziken. Scusate ragazzi, veramente, ma sono cose derivate dalla stanchezza. E appunto, parlando di stanchezza, sono arrivate le cose che farei quando sono stanca. E quindi sono arrivato al fatto che non metterei la musica. E quindi ho messo la musica. Oh, scusate ragazzi, se per questi più di 2 minuti non avete sentito la musica. Usiamo incendio, devo ancora usare incendio, voglio vedere. Incendio però per me è una mossa da Charizard, perché era stata la prima con cui l'ho usato. Ui la la, ma che cosa è? Tra l'altro lui, il nostro caro amico, c'ha tutti e 3 gli starter a quanto pare. C'è sfoderato, Blaziken, Sceptile e adesso Swampert. Lui ce l'ha 40 e lui 36, ma i nostri sono molto più overpower. E poi noi siamo più furbi a mandare le cose migliori, no? Tipo Swampert ha debolezza per 4 addirittura a erba. E noi con cosa andiamo? Con Sceptile, non mega evoluto perché non possiamo. E andiamo con Radicalbero stavolta, facciamo tutte e 3 le mosse. No, ho fatto protezione. Ma no, non puoi. Ma tu non puoi fare. Ma tu. Che vergogna. Ok, vai, Sceptile. Ho pensato così tutte e 3 le mosse speciali dei Pokémon. Quindi. E 3 mosse, diciamo, da iperraggio. Ecco, li chiamo così. L'iperraggio con il tipo. Ok, quindi battuto? No? Cioè, perché. Sbaglio, la Ariyama è molto, molto, molto. Facciamo Glalie a sto punto. Ma no, vabbè, lasciamo stare, va. È molto 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 deve ricaricarsi, pubblicizzato, come no? Abbiamo visto tantissime lotte, ma l'abbiamo visto tipo nel paragone che ha fatto quello del Team Idol, ha detto sempre un Makuhita, lui ha detto casomai una Ariyama. Visto Ariyama dappertutto, un po' come Glalie. Che ci faccio una mega evoluzione? Non è che l'hanno già fatto, vero? No, vero? Ok, mano sexy. Non l'hanno già fatto, vero? Non credo di Ariyama. Ecco, per me potrebbero fare una rivoluzione di Ariyama, ragazzi. Magari ve lo dico in anteprima. Probabilmente, cioè, magari l'hanno già fatta, ma io sto facendo il video prima. Oggi sto facendo il video che è il. Boh, non so neanche io che giorno è, però. Lo dico che oggi è.
Oggi è il 16 ottobre. Magari questo video lo state vedendo tipo il 25, lo so ragazzi, però questo YouTube, cioè ho delle altre serie che devo mettere anche le altre, insomma metto un video al giorno di questa, non di più. Tanto li metto un po' tutti di seguito, cioè li registro un po' tutti di seguito, magari due una mattina, cioè una mattina, due un pomeriggio, due una sera, due un pomeriggio dopo, la sera dopo, quindi in questo momento è sera, quindi vi dico solo questo. Però è difficile buttare giusto le yam, è molto, come si dice, molto modificato. Va bene, vediamo con lacerazioni come ce la caviamo. Tacchete! Ma guardate, forte ma fino a un certo punto. Quando entra Blaziken non ce n'è per nessuno. Sconfitto Manuele specialista. Ma cosa dice? Ma cosa dice? Va bene ragazzi, questa non so se sia l'ultima parte. È sconfitto uno specialista. Ok. Bene. Perfetto, ok, via con un'altra volta. Io ragazzi giuro che non so che puntata sia questa. Potrebbe essere la decima. Se è la decima ragazzi vi dico che vi saluto per questa serie. Ringrazio la serie, ringrazio tutti voi che l'avete seguita. E finisce qui. Se non è la decima ve lo vedrò e farò un'altra parte. Dai, al torcicollo. Mi lascio la musica, dai. Un pochino magari in basso lume. Quindi ragazzi, se questa fosse la decima parte, vi saluto, vi ringrazio di tutto. Ringrazio anche questa demo, come sapete ogni fine serie io ringrazio anche il gioco e tutti coloro che l'hanno creata e soprattutto tutti voi che l'avete seguita come serie particolare. E quindi intanto possiamo usare, no, è come la decima avventura. Questo vuol dire posso disponibile. Non mi dice niente di che, cioè, potrebbe esserci un'altra missione? Vediamo. Comunque ragazzi, se è la decima parte, finisce la serie, quindi vi ringrazio di cuore, ringrazio di tutto. E noi ci vedremo ragazzi per questa terza generazione. Adesso abbiamo finito la dev, abbiamo finito la Nuzloc. Ci rivedremo appunto a fine novembre con il gioco vero e proprio. Ho perso il conto. Penso che questo vuole far... Ma sai che roba? Vabbè, comunque ragazzi ci rivedremo a fine novembre con... ancora? Va bene ragazzi, quindi facciamo così. Se questo era il decimo episodio, concludo qui, vi saluto e tanti cari saluti di nuovo. Però se non fosse tipo nono, ci rivediamo con una nuova parte che sarà appunto la decima e fa stretching. E fai la maratona, vai, vai, vai. Fai tre giri di qua della persona. Guarda, 1, 2, 3. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Ma quanto sono scemo.